Gabriel. Io sono Gabriel Battisti. È il personaggio che più mi fa comprendere il calcio, quello che ha fatto lui, anche però la storia di un uomo, di un padre, quindi è una storia che, diciamo così, forse avrei scritto se non esisteva. Penso che la magia e la forza della storia di Gabriel stia in lui. Ho fatto vedere quando giocavo che ero molto simile alle persone che non giocavano a pallone, insomma, il sacrificio, insistere, cercare gli obiettivi, perché poi ci vedono in copertina, ci vedono con delle belle macchine, ci vedono salutando i tifosi, ci vedono lì, ma nessuno ci vede dietro, non ci vedono quando lasciamo le famiglie, non ci vedono quando ci fa male la caviglia e giochiamo uguale, non ci vedono quando non ti riescono le cose in campo e vai a casa e soffri perché i tifosi ti hanno mandato a quel paese. Perché volevo raccontare quello che vivo io, i miei sentimenti. Tante volte quello che senti non è quello che vedono gli altri. Ho detto quello che sento, insomma. E tutto quello che ho detto lì mi è venuto dal cuore, dalla mia persona. Quando mi hanno presentato il conto della mia carriera di calcio, dovevo pagare con le caviglie. E lì, appena lì, ho capito che era salato. E spero che venga fuori proprio questa parte qua, quando la gente veda il film. Andate al cinema.